Questo programma è offerto da Rosario Muraca, rivendita di giornali e libri. Via Aldo Moro, Lamezia Terme. In Estasi Profumerie, profumi alla spina. Risparmi il 70% sul tuo profumo. Da oggi è possibile perché un'azienda di produzione apre le porte al pubblico. Vieni a provare, troverai il tuo profumo. Profumi di alta qualità a partire da 7,90 euro. In Estasi Profumerie, Corso Giovanni Nicotera, Lamezia Terme. Paninoteca Il Vicoletto, panine assortite alla piastra, rosticceria, bruschette e maxi bruschettoni. Specialità della casa, tagliere di salumi e formaggi tipici, in salatone. Al Vicoletto puoi assistere alle partite di calcio, Serie A e Champions della tua squadra del cuore. Inoltre, settimanalmente organizza eventi live, karaoke, cabaret e animazione. Il Vicoletto, via Crocifisso 9, Lamezia Terme. Centro Avvolgibili. L'azienda nasce nel 1996 come un piccolo laboratorio artigiano a conduzione familiare, specializzato nella produzione di avvolgibili in alluminio, acciaio e PVC. Visti i cambiamenti del settore e le esigenze di mercato, per garantire soluzioni innovative, l'azienda ha sviluppato una nuova linea produttiva di controtelai termici, denominata Thermoblock Infinity. Grazie al duro lavoro e alla dedizione dei fratelli soci fondatori Giovanni e Giuseppe Costanzo, l'attività è cresciuta nel tempo. Negli anni, la Centro Avvolgibili ha ampliato la sua gamma di prodotti, con l'inserimento di cassonetti a scomparsa, controtelai in ferro, zanzariere, motori e accessoristica. Grazie alla rete commerciale, riesce a servire e a garantire supporto tecnico ai serramentisti, alle imprese edili, agli showroom e alle rivendite dell'intero territorio nazionale e internazionale. I risultati raggiunti non rappresentano un punto di arrivo, ma un punto di partenza per nuovi traguardi. Centro Avvolgibili, località Flaminio, Pianopoli. Action Bay Sport Village, per vivere nella natura, all'insegna dello sport come kitesurf, equitazione e tanto tanto relax. Sometimes I believe, at times I wish you know, I can fly. All'interno del villaggio troverete il ristorante Poseidon, dove potrete gustare i piatti di buon pesce e della tradizione calabrese. Il tutto contornato dal panorama suggestivo del nostro golfo di Sant'Eufemia. Action Bay, in località Marinella, Lamezia Terme. Sara Assicurazioni, una famiglia da 80 anni al servizio della Metini nel campo assicurativo. Sconti del 40% sull'assicurazione dell'auto, del 30% sull'assicurazione della casa e sull'assicurazione degli infortuni. Sara Assicurazioni, via Scarobuzzino 2 e Lamezia Terme. E adesso che farò? Non so che dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Allora, meno male che ha aggiustato tu sto coso, sto palo in lui. Eh sì, Tonelli, stamattina hai portato un bello bolone, con le vite, bene bene, Giovanni lo sai che mi ha fatto? E che come ha rovinato dopo tutto? Io rovino, io aggiusti le cose. Ma hai messo che bolone? Bello fermo, va Tonelli, non si abbassa più. No, no. Non si abbassa più. Non si abbassa. Quindi hai messo bolone e rondella. No, rondella non ha una bolota, rondella.
C'è il sul bulone, però ci può messa a rondere, perché questo qua si azzicca qua dentro. Si azzicca. E lui ci capisce assai, no? Queste cose lui. E ci ha rimproverato. Donne, mi avesse dato un grande favore, che tu sei esperto. Mi avesse aggiornare internet, dopo telefonino mio. Ma giusto dopo. Perché okay. vai in paglia. Si blocca. Se devi trovare una cosa sopra internet, mi si blocca. Ma tu ce l'hai internet? E c'è di tutto. Sicuro? Sì. Non c'è io social e cose. Non c'è i social. Tu dici, ma perché le bere il social? Ho capito, ma voglio dire, Facebook ci sei iscritto tu? No, non ci sono iscritto. E ti puoi scrivere? Mi scrivi? E mi ci scrivi tu? No, ti scrivi tu, a fare tu, perché la chiamare la polizia tu. Ma lo dici tu, no? Lo dici tu. Su Inter. Perché c'è mente che andiamo in onda. Sì. Che string. Tre? I string. Ci vedono tutti. No, davvero, lei è hard, non so ci vuole. Ma quindi tu praticamente non hai nulla, YouTube? No, io vado, il non lo uso, mi chiama e mi risponde. Vedi che c'è il bidone della spazzatura, che appena la roba tua, chissà che da Genova pure, che sta da. Questo, veramente, ti dico la verità, io ho comprato il nuovo a mia figlia e questo non l'ho preso io. Che babbo. Dice papà, voglio che tu ciurrande, pietre che tu ciurrande. Che babbo. E tu hai detto tu su. Però ho detto, c'è i figli davvero dove? Io ci voglio bene a tutti. Saluto ad Ottaviano, è una persona in gamba, Stefania, che adesso mi fa nonno, e Valentina. Non ti ricordo neanche i nomi dei figli, come i miei. Mi ricordo quando sono nato. Tutto mi ricordo. Quando è nato Ottaviano? Ottaviano è nato il 4-4-79. Stefania è nata 1985 e 84 il 18 luglio. Ma Valentina è nata il 94 1994. 94. È nata il 94 1994. È nata il primo 19 gennaio alle ore 12:30 la notte. A Ottavia alle 4:30. Stefania alle 12:30, tu ti ricordi come sono andati i figli tu? No, assolutamente no, te non c'è il tuo elettronico. Hai detto Giovanni che è in sedia che... Mo sai che vuoi fare? Cominciamo. Cominciamo, abbiamo. Ecco. Ma questo lo diciamo. È una arrunza, lo capito. No, casi no. Ma sai che devi arrunzare? Arrunza. Se a Matteo di come a gente. Mamma mia, e allora. Invece all'improvviso. All'improvviso ce l'hai. Allora. Intanto buongiorno a tutti. Buongiorno nuovamente e buongiorno a tutti. Oggi stamattina. Oggi ne abbiamo. Oggi ne abbiamo quattro. 4 maggio 1985. 4 maggio 2016. Ma guardate qua, l'età. No, io vorrei dire. Ma guardate qua, un che ci ha? Ci sogno. Credetemi, c'è. Sì. Allora. E perché se mi vanno bene, Tony? Cioè, lo sogno che ci sono. Sei un sempliciotto, capito? Mo che più in diretta, più che tu cazzo, è più in generale. Tony, però adesso... Non sapevo che mi dire, una ora. Sovietti la lettera sopra che da borsa, così almeno va pollo, si rompe. Pollo. Siamo qua, questa è la location che tutti conoscete, purtroppo la pioggia non ci consente di stare all'esterno, noi... Ma noi ne sentiamo. Amiamo stare in mezzo alla gente, ma le condizioni... Siamo chiosi. E c'è serio che sembra una forzatura, sembra una forzatura. No, ha detto subito. Sì, ma non sembra una forzatura, ma vamo a ritirare la gente, chiosi.
E fa serio. Ma non rendete conto che la gente se ne accorge. Non rendete conto, non atto. Non atto. Alla televisione. Una cosa che mi succede, che dice tu che c'è che cose forzate, no? Stai viaggiando a Reggio Calabria con un amico mio. E mo sto treno è buttato, beh, ci vuole questo treno come si muove, ma come è amareggiato sto treno, io ho detto una volta, spontaneo, come è amareggiato. Non ce l'ho da capo te. Vi chiedo scusa per la scarsa qualità, voglio dire. Ragazzi, voglio bene. Della nostra conversazione, ma... A tutti i miei fans. Che fare? Licenziare non lo possiamo licenziare. Perché se no i sindacati qua, meno qua, con bandiere cose si ribellano. Anche se i motivi ci fossero. Anche se i motivi ci fossero. Però per fortuna, la prossima settimana, ecco, la notizia ve la può dare lui con calma, non gli riprescia. Con calma, perché la gente si deve riprendere, capito? Sì. Se ci lo dice una volta, alcuni ci arrivano un surto. E allora tu, con calma, di ai nostri telespettatori, che sono tantissimi. Che succede la prossima settimana? La prossima settimana il vostro Albino Ambrosio sarà assente dal lunedì a sabato, perché c'ho tanto da fare a casa. Chiedo scusa a Giovanni e a Tonino, però una settimana non la devo prendere, mi dispiace. Io vi amo e ci vediamo la prossima poi settimana. Se mi vogliono. Forse. Bravo. Ecco, queste le cose più intelligenti che hai. No, perché c'ho io... Ho detto, ho a fare a casa. Sì, ma non sembra eccessivo. Perché deve stare? Perché voglio dire, una settimana. Che hai? Dove io? Dove? Quanto un bacione hai? Hai pittare. E smontare le cose e mobili via e ce l'ho. Non è che andai, tengo solo una caccarella e basta. C'ho tante robe. Poi c'ho i pittori. Non gridare, però dillo. C'ho i pittori. I pittori mi vengono giovedì o mercoledì. Poi giovedì e venerdì debbono pittarsi, ce la fanno. Non c'è pure sabato. Figurati, sono impegnato pure domenica poi. Siamo in casa, però lunedì sono qua. E tu alla casa che fai? Tu gridare, che faccio? E peggio a me che devi essere dentro. Ah, uagione. La signora lavora e c'è. Quindi tu hai uagione. Come si dice? O giovane. Vabbè, mi sembra una cosa cella giusta. Ma perché? Perché devi cambiare la casa? Che cambiare, roba diciamo più bella, va, roba moderna. Ah, quindi c'è un cambiamento anche di arredamento, capito? Poi ti invito. No, lasciaci stare. Non cominciamo da larghi. Ma posso avere questo onore, forse ancora no. Ma è sotto, ti chiamiamo in sotto, mi scende. Quindi non ti vede. Devi anche dire alla gente, quindi, che tu qua la televisione, voglio dire, i compensi ti danno la possibilità, insomma. I compensi mi danno la possibilità, non c'è questa maniera che non mi c'è una pensione altra volta. Perché? Sai che mi hanno detto, cioè, abbio, sai perché ti hanno cacciato la pensione? Che ti hanno visto in televisione. La vecchia mi hanno cacciato la... E capagliere era un po' dentro l'orecchio. E la televisione perché che faccio? Secondo me di quello che stiamo... Dicendo da parecchi minuti, non gliene fotte niente a nessuno. Non c'è di tutto. Soltanto se io manco. Questo sì. Ci dispiace. Allora, va benissimo. Dai. Buongiorno Lamezia. Sta arrivando Giovanni. Buongiorno a tutti, vi abbracciamo idealmente. Mafia e Turismo 25, Ordine di Custodia. Io vi saluto. Chi è sta custodia? Custodia che c'hanno cani che chiamano. Ammazzato. Un buon mangiare. Secondo voi, buongiorno signori, buongiorno a tutti. Ciao Tonino, buongiorno Albino. Oggi, come ha detto prima Tonino e Albino, mercoledì 4 maggio,
se voi vi rendete conto che questa è una rassegna stampa e dobbiamo dare un quarto d'ora ad Albino per raccontarci i fatti suoi privati. Di cambiare mobile, ma facciamo scherzare. Io secondo si tagli, mi farete un piacere. Tagliamo tutto? Ma sì, ma facciamo scherzare, giù, dai. Dare 10 minuti perché poi 10 minuti ogni rassegna. Io non ci sono più alla fine, poi va bene. Allora, buongiorno. Già hai aperto il giornale questa mattina, no, ci sono stamattina notizie che ti possono irritare. No, non mi irritano nessuna notizia, Giovanni. Eppure ancora la trovavo. Ma non è questione, non è che io vada alla ricerca disperata ed esasperata di una notizia che possa... No, ma ci sono. ...indurmi a gridare. Sì, c'è. Uno, io... No, capo è una cosa di pancia, no? Innanzitutto mi ricordo che ieri il sindaco ha detto, ha proclamato lutto cittadino per la morte di quei due ragazzi, Mauro e Domenico, di San Pietro a Maire. Sì, no, infatti... Perciò... Oggi... Chi ne è che... Tonino, buongiorno. Albino mi ha fatto emozionare con la canzone di Mino Reitano, ricordando mia zia Antonio, ma come mi carica. Salutiamo a Pierpaolo Palermo che ci segue, buongiorno, ciao Pierpa, che ci segue davvero in maniera, e quindi mi manda questo messaggio, si è emozionato con la canzone di Albino, ricordando mio zio Antonio morto 2 anni fa, proprio in quella settimana dove scende per matrimonio, eccetera. Vede? Noi e poi arrivano i messaggi per Albino, eh? No, comunque arriva, mo ci dico, Piero, scusate, siamo in rassegna. Rispondo il messaggio che è arrivato da Albino. Allora, caro Torino, oggi brutto tempo, iniziamo con la rassegna stampa. Andiamo alle Gazzette del Sud di oggi. Intanto c'è un occhio sulla Gazzetta, il Catonino comincia da poco, volevo far alterare qua. Teatro Grandinetti, prossima riapertura, ricordati questa data. Qual è? La commissione spettacolo deciderà venerdì prossimo sull'agibilità del Grandinetti. Mamma mia, chi è una legare che tu? Ha capito? Mi sai piangere, mi ha detto. Venerdì si decide la commissione di vigilanza per l'agibilità del Teatro Grandinetti. La cosa che mi fa ridere, no? La commissione deciderà, vediamo, come mi hai. Ma voglio dire, questo benedetto teatro comunale Grandinetti, ma chi ne è? Posso sapere chi ne è? Ha mandato un telegramma. È stato acquistato dal comune della Lamezia Terme. E dal comune. Caro comune di Lamezia Terme, nella persona di tutti i funzionari e di sti tecnici, stamattina tenendo bisogno di uno muccicaccia di sudore, quello lenzuolo. Perché già vanno sudati da voi. Già il lotto, tu vai là, vai il lotto, lei i suduri ci arrivano fino alle di noccia. E c'è uno che c'è di questa maniera. È pagato pure. Ed è pagato. Ma dico, voglio dire, no? Mettete nella condizione la commissione di vigilanza per dare il benestare e l'eleggibilità del teatro. Ma voglio dire, ma possibile che su anni che parliamo di prescrizioni, di chi manca una piretta, manca una catena d'uccesso, manca... Ma mi volete muticare o no? È una cosa ridicola. Nelle altre città stanno pensando a fare linea di Dio e cane stiamo perdendo a 4 bolone e anche una tenda per il cinema. Ma fatemi il piacere, va. Stamattina non mi vado a fanculo perché Giovanni mi ha detto che questa diretta streaming che avevo, che arriva dappertutto, meno parolacce e meno volgarità, però posso dire, tirano da bocca, ma com'è aria? Ma come si fa? Paolo, se ci sei batti un colpo, Paolo, pilene ma di morte, ma com'è mia aria? Questo teatro, siamo noi, assomigliamo un paese di Cimeri Creche,
con tutto il rispetto per Simericriche, chiedo scusa al sindaco e alla giunta di Simericriche, che sono amici, è vero. Vabbè, lasciamo perdere un teatro, è già un teatro per città nostra. Perché vede qua, mi sto accorgendo, non vi offendete, noi più che un grande paese, perché di questo si tratta, siamo un paese grande, Lamezia è un paese grande, per diventare un grande paese, no? Beh, vi avete impegnare perché non si può più, ma veramente noi con Giovanni non sappiamo due mesi che mi fare, mi diamo una notizia come i cristiani, mi ci diciamo alla gente, dai, non vi preoccupate, questo è un segnale vero positivo che tende allo sviluppo di questa nostra città, giù va avanti, va per l'anima di questo. Allora, volevo ricordare una cosa. Però tu un giro a caccia e notissimo mi incazzo, perché mi ha malato lo stomaco a me la mattina. Allora, Tony, volevo dire che vi potete abbonare gratuitamente su YouTube per vedere tutti i filmati di ST Television e le nostre rassegne stampa subito nella stessa giornata. Vi potete abbonare? Abbonare gratuitamente, sì, sì, ci abbonare. Però pensava che lui cominciava... No, gratuitamente, sì, ci abbonare gratuitamente. No, se no, clicca là e praticamente ti arrivano le segnalazioni di tutti gli articoli, tutto quanto. Se non mi metto a controllare che a caccia le spartose ci vuole. Ti pago, oltre che ti pago, non c'è una lira. Allora, si parla di cervello delle donne, Tony. C'è stato un convegno. Bicchini Calano, va bene. C'è stato un convegno, vabbè, pure per gli uomini, no? Bicchini Calano. Bicchini Calano. Dio, per l'amor di Dio. Allora, il cervello delle donne e quello degli uomini, ecco le differenze. Questo è l'articolo. E qual è la differenza? Fammi vedere, perché io te caio l'aiuto. La medicina di genere in un convegno organizzato dalla Soroptimist Calabresi, il primo medico in gonnella nell'antica Grecia era Agnodice. Le donne in media si ammalano più degli uomini perché hanno mediamente una vita più lunga. Questo è un convegno organizzato l'altro giorno. Ma che ci vedere quello degli uomini. Ah, vabbè, ma questo da un punto di vista, voglio dire, medico, scientifico. Sì, 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 sì. E vabbè, ovviamente le donne sono più sberti di nuovo su questo punto. Le donne si lamentano di meno degli uomini. Beh, Giovanni, cerchiamo di essere seri. La donna ha una soglia del dolore incredibile. Non dimenticare che la donna è colei che è quella che partorisce. È vero. E quindi quella che soffre. E chi le quanto culo dalla mattina alla sera e pua nuova. E noi facciamo. Scusate il francesismo. E poi arrivavamo noi, i guerrieri alla casa. Subate, sì. Comunque ricati che nel luogo comune. E dove? Ci incazziamo pure, ci incazziamo comunque pure. Comunque ricati all'ufficio pubblico. C'è poco sale, ma non ci ha messo sale in la pasta. Bravo, non ci ha cucinato un sale, manco dove. Adesso potete fare, ecco come arrivano proprio il femminicidio, no? Arriva. Infatti ieri a Rendi c'è successo un fatto di cloro. Da queste piccole cose, no? Mamma mia, non si capace, ma hanno piatti di pasta, dissapita, pieno piatto. Vede qua. Infatti lei... ieri è successo a Rende, ferisce l'amica e poi si uccide. No, lascia per giù, che sono domascoli, sono studenti, con Ciccia Nunente e con Naim, a Villane Matimba. Ma non c'è Naim. E che stiamo parlando di Gerbia? Stiamo parlando di Gerbia, delle donne. I Gerbia degli uomini. Ma perché tu non sei per l'unione di coppie, mo? Ok, ma quale unione di coppie andiamo? Giù, stiamo parlando di... Ma vedi che te? Andiamo apposta, ma pare che tu vai apposta. Allora stavi dicendo... Stavo parlando, vabbè, viva le donne. Comunque, viva. Le donne che hanno qualche punto in più, qualche in più degli uomini. Ma per questo si sapeva, donne, questo si sa. Attenzione, umiliate le mollette che distorte come una runca, avete anche voi i vostri difetti, la mattina basta camminare con la macchina per vedere chi lo siete capace, non vi fermate manco che uno vi spara,
Cioè, però ci sono tanti telefono, chi la pippia, chi la uva, chi la sono tanti tipi di donne, però, come no, tanti questo, tipi di uomini. Sì, ma questa è la parte che io, come posso dire, il dramma della parte simpatica, quando via la mattina e emerica. Quando vanno in scuola compagnare i figli, donne, comunque. Tu ti fermano a parte, non aspettiamo passi, passano 50 macchine con 50 emere, 50 macchine a aspettare, ci usi una che si ferma. Mentre noi ci dobbiamo fermare, perché la potete dire grazie, no, il cavaliere, no, uccua tu, no, quale cavaliere? Io mi fermo giù. Io un mermo però non fare così, no, sull'acquavamo lui, io un mermo giù. Non è possibile che lui ne mi firmare alla prima porta, a tutti i giorni, è buona. Però io mi voglio bene, la donna è la cosa più bella che esiste, però avete avere la bontà, avete il cangelo pure un poco capo, siete, ecco, le donne rispetto a noi siete un tantino più arrogantelle, perché vi fate forza della vostra magari bellezza, della vostra, del vostro fascino, eccetera. Basta poi farci una passeggiata nei pressi delle scuole la mattina. Che succede? Che succede? Per avere contezza di questo defilé, questo teatro. Ma notte 20, quanto ci mente non si tocca nel museo? Vai, magari 5, zitta la mattina. E non è un caffè di marito, là. Vivi, viene al bar. Insomma, ci mandano, una. O Pasqua, conta io a tu caffè, che giù non l'hai portato alla scuola. E gli ci mandano un bacetto e l'uomo lo sentiva di molletta. E invece poi dopo le 8:20 che succede? Ma poi la Lamezia è famosa, nel contesto, diciamo, perché è l'unica cittadina dove i figli accompagnano le mamme alle scuole. Non è che c'è a Pasqualuzzo, amo cugliamo, no, c'è lui figlio che e i figli la mattina che sono là gli entrati, no? No, con pioggia cosa, no? E le mamme e poi allora parlano con le amiche, no? Allora che io dai, come che passa? Poi alle 8:20, dopo che aver accompagnato i figli a scuola, che succede? Chiacchiericcio, pentecolezzo, ma è una cosa simpatica. Poi squilla il telefono. Ho scritto abbastanza, No, è bene perché tu l'hai scritto, squilla il telefono. Ormai con il telefono sono diventati marci, lui mi parla. Vuoi giù nella scuola? Vanno a 200 all'ora, vanno a 200 all'ora con il telefono, è un terribile. Velocissime. Ma dove sei? No? Ci abbassa, ma ci mette nella moglie, lo capisce che è impegnata. Però non possiamo scoprire tutti i trucchi del mestiere adesso, l'amore è bello, va bene? Mettiamola così. Vabbè, noi abbiamo scherzato logicamente su questo fatto, insomma, giusto per dare un po' di ironia. Io volevo cambiare argomento, quindi questo ci sorrende, però ho sbagliato onestamente. L'unica cosa che voglio dire agli uomini questo messaggio, vi prego. Perché sì? Vi prego. Ma per l'uomo, agli uomini, a tutti i mariti, a tutti i fidanzati, un messaggio da parte di Tonino. Il telefono, parafrasando una vecchia pubblicità, non allunga la vita, l'accorcia. Quindi per cortesia, questi telefonini, mi raccomando. Possiamo cambiare argomento dopo questa inceramiento sulle donne e sugli uomini. Non ci si parla del più e del meno, sai male. Va bene, e dalle donne passiamo a un articolo qua. Io vi leggo l'articolo, poi lo lascio a Tonino. Verso una città delle ronde, il prefetto Latella e il sindaco Mascaro ne hanno parlato sabato, proprio quando le cosche sono state arginate dalle forze dell'ordine. Sì, hanno deciso gruppi di 3 volontari potranno controllare tutti i quartieri e segnalare il problema alla polizia, perché cancellano le ronde che gireranno, quando loro non possono intervenire ovviamente, quando c'è un problema. Questo è un vecchio sistema usato già nelle altre città italiane. Vabbè, va in commissione. Devono segnalare se succede qualcosa. A me mi piace come idea, Tony. Mi piace come idea. A te piace come idea. Per me è una proprio, voglio dire, una colossale, una siderale, cazzata. Vabbè, tu pensi così, la persona. Più sicurezza c'è, meglio. Ma quale sicurezza c'è? Ma già di per sé sono i cittadini
capire un telefono o qualcuno uscire fuori dall'omertà. Ma ci metti i miei volontari i rondi lui. Ca, scimmiottiamo i leghisti. Quali stiamo contestando i leghisti con tutti questi paccianati che armano e facciamo i rondi. Vabbè, donne, ma... Non ho capito. Dov'è questo... Dove sono questi problemi qua a Lamezia? Intanto la magistratura e le forze dell'ordine hanno fatto un culo così. E siamo d'accordo. A tutte le cose. Hanno quasi azzerato, mo arrivano i ronde. Viva le ronde, viva le belle ronde. Però non chi più non fa, questo volontario, Tone. Giù va. Noi praticamente andiamo a fare, ad istituire le ronde nei quartieri eccetera, quando questo già è un fatto, dovrebbe essere un fatto insito in ognuno di noi. Dovrebbe. Come cittadino dovrebbe partecipare alla vita pubblica, dovrebbe, e segnalare tutto quello che non va. Giovanni, vabbè, è un'opinione tua, giustamente, che rispetto, per l'amore di Dio, e io rispetto la tua, verso una città delle robe che ne potremmo trovare sempre d'accordo, pure un maiuscolo tra virgolette, ma per cortesia, ma mi, come diceva da Doma, mi faccio il piacere. Ma per cortesia, mi faccio ognuno il piacere. Ognuno ha detto la sua, è giusto che siamo in democrazia. Su tazzoni latti, siamo sbattuto. In democrazia. E rida, Albedo. Fidati, ma stai venendo meno. Non è questo. No, questo fino a un certo punto si può dire, perché riguarda il mio amico Pino Galati. Ah. E quindi poi a un certo punto l'era ieri. Sì, tu da ieri sopra. Tu un po' la posta. Oliverio ha mollato. Galati, vogliamo chiarezza sul futuro di 40 dipendenti. Oh, ha detto Galati, Pino Galati. Pino Galati, che salutiamo affettuosamente. Il resto dell'articolo no. Assolutamente no. Cari sindaco polemico. Stendere un velo pietoso. Debbono scoppiare. Tonino, ti prego. Ma perché sì, devi impucare la porta? No, io non ti impugno, dato che parlando dell'argomento, chi vuole intendere, intende. Ma sicuramente. E allora capisci che più lontana massaia e più bene da voi. Allora parliamo del fatto che Pino Galati, intanto c'è questa vicenda dei 40 dipendenti di Terina. No, c'è questa questione di Fondazione Terina. Sono 4-5 mensilità che i dipendenti praticamente non hanno ancora ricevuto dalla regione, eccetera. Poi parliamoci chiaro. Diciamo che Fondazione Terina, ha un soprannumero di dipendenti, Giova, che sono esagerati. È giusto rimarcarlo. Intanto rimarchiamo che la Fondazione Terina, per chi non lo sapesse, è anche una cosa seria. Perché no, certo, dice, ma questi chi fanno? La materia di è una bella realtà, la metti. Non è vero. Diciamo che sono un po' esose, esagerate le persone che ci lavorano, insomma. No, in un'altra regione, in un'altra provincia. Questa sarebbe stata una punta di diamante. Certo, solo Luca, noi abbiamo la capacità, ma guagliamo tutto. Voi per invidia, poi voi per incapacità, quando i mintimi in mano, guagliamo tutto. Intanto l'onorevole Galati giustamente entra in questa vicenda, raccomandando agli organi regionali di muoversi, che non è giusto e non è una cosa più tollerabile, non è giusto che questi ci siano queste mensilità arretrate, eccetera, e soprattutto di applicare quella famosa legge regionale, la famosa ormai 2013, insomma, i leggi e le norme avevo, non è con Gesù. Però l'applicano secondo il ciclo mestruale. Quando ci gira da capo a chiesti, o quando c'è una convenienza alla regione, magari per facilitare assunzioni, eccetera, di loro, no? Dei loro protetti, e allora vanno a 200 all'ora. Quando si tratta di fare una norma così, di gente che ci hanno trovata, pigliano un pochicello, no? Con filosofia, con la musceria che li contraddistingue. E non è così, caro Presidente Oliverio, non è così.
ci sono tante norme. Toni, se sta fondazione Terina si trovasse a Cosenza come sarebbe? Ma figura, perché avevano problemi di mensalità, ma scherzi, ci davano pure ancora un premio, produttività. Giova, purtroppo è così, purtroppo è così. Qua sarebbe successa la stessa cosa se era a Reggio o se presenta la regione, se vi dopo che ti dà la città giù. Ma giù, va giù, ma solo noi abbiamo avuto politici alla regione con il. Però abbiamo a Doris che ormai è protesa verso il Consiglio di Stato anche per tutti i meriti acquisiti sul campo e per aver lasciato a noi la Metini tutta una serie di opere eccezionali che ti parlano in giornale, no? E quindi lei praticamente sta pensando protesa verso il Consiglio di Stato, cioè praticamente qualche giorno ancora per di dire i meriti, quali sono questi meriti, quali sono queste, no, su qui sono i partiti. Tony, prima di passare avanti, volevo leggere, se tu mi permetti, passiamo alle altre notizie. Mamma mia, questi mi danno la possibilità di andare avanti, muovere la spesa. Io ricordo il pulitore ecologico, lo vedo io con due punti vendita alla Mezza, in via Luca d'Aosta alla Mezza Terme e in via Tommaso Fusco. Vi ricordo in questo periodo lavaggio di tre piumoni a soldo a 30 euro. Poi mi ricordo la nuova pescheria di Ottorino e Pino Benincasa, il mercato coperto. Vi ricordo la prossima apertura a Omega 3 è un nuovo locale, apripesce, apericena, tutta a base di pesce del nostro Mediterraneo. Vi ricordo che Omega 3 lo trovate su Facebook. Poi andiamo avanti. Samart, ristorante e pizzeria, località Bosco Ametello alla Mezza Terme. Centro avvolgibile di Costanzo Giovanni e Fratelli, località Flaminio a Pianopoli, oltre 20 anni di esperienza. Elettrauto Vincenzo Gaetano in via Ferlaino alla Mezza Terme, numero 2, Grande Nonno. Poi Martina Di Cello, campionessa karate presso palestra Fisio Dynamic. Poi avanti, chiedo scusa, abbiamo il Golden Café, dove ci troviamo 012 Benetton in corso Giovanni Nicola della Mezza Terme. Ricordo gli arrivi primavera e estate. Poi il Piccolo Zoo in via Crocifisso alla Mezza Terme, tutto per gli animali. La Fontegaglia in via Indipendenza della Mezza Terme. Ricordo l'Officina del Pane di Salvatore Molinari, suo signore, in via Ferlaino alla Mezza Terme. Paninoteca, il Vicoletto in via Crocefisso. E per chiudere giusto, Flower Shop di Mastroianni Francesco in piazza Bovio alla Mezza Terme. Allora, Tonino, ieri è uscito un articolo, non so se lo riporto sul giornale, però è uscito dal comunicato stampa, dove si lamentava il fatto della CGIL che contro Paolo Mascaro per la chiusura delle attività del 1° maggio è arrivata una nota di Valentini. Della CGIL che chiedeva scusa, che erroneamente è partito l'articolo. Tu cosa ne pensi di questo erroneamente? Gli fa onore. Sì, questo è vero. Gli fa onore. Questo è vero. Quello, la mia idea dei cose. Sì, gli fa onore. È stata un'uscita impropria. Quella di Valentino. E lui prontamente ha chiesto scusa. Senza Mulei e Nenza, che ha capito che c'è girato da capo. È partito in quarta a gamba tesa. Poi, viste anche le considerazioni di Paolo, guardata più attentamente la vicenda, si è reso conto di aver preso una cantonata e ha fatto un passo indietro chiedendo ufficialmente scusa. Gli fa onore. E infatti io volevo dire questo. E mi complimento con te, caro Valentino. Volevo dire una cosa io. Ricordatevi, gli fa un passo indietro e chiede scusa, vuol dire intelligenza. Cioè, non tutti sono capaci di fare questo. Certo. Questo non è che ha pigliato il telefono e ha chiamato Paolo, ha mandato un comunicato stampa, no, ha fatto un comunicato, quindi ammettendo in maniera plateale di aver sbagliato, e questo gli fa onore. Bravo. Allora, a proposito, vi ricordate quel papà Nicola e Francesco San Pietramari riceduti tutti e due insieme per salvare il padre nel pozzo che sono morti il 1° aprile scorso? La comunità ricorda padre e figlio deceduto il 1° aprile mentre lavoravano nella loro azienda. È una perdita
veramente ci penso, mi sì, quella è stata veramente una disgrazia, ma come d'altronde anche i due ragazzi che sono morti l'altro giorno. Sì, sono morti l'altro giorno. E attenzione, anche le due ragazze, è morta la terza ragazza che non ce l'ha fatta. Stiamo parlando dell'incidente che è successo a Paola. Sì, non ce l'ha fatta nemmeno la terza ragazza. Sono disgrazie veramente brutte. Stiamo parlando di un'ecatombe, più quel ragazzo che è morto in galleria tra Campore e Damantea, giovanissimo. Stiamo parlando della statale 18. Sì, quello. Ma cioè, voglio dire, è stata una settimana, 15 giorni, c'è stata un'ecatombe di giovani. Perciò invito i giovani ad andare piano. Poi che volete, non entrare nel, voglio dire, nel merito della dinamica è anche un po', no, no, sai che sono morti dei giovani. Sai che è successo ieri con un giovane? Noi abbiamo pubblicato le foto sulle mezze strade dell'incidente che è successo, no, dei due ragazzi, e poi mi ha fatto vedere lui una foto della sua macchina distrutta che ha fatto l'incidente, e io gli dicevo: guarda, ma scusa, c'hai 20 anni, vai piano. Ah no, io risposta che mi ha dato mi ha lasciato proprio freddo. Mi ha detto: tranquillo, perché la macchina la sa, in dialetto, la macchina la saccio guidare, morirò a 70 anni. Mi ha detto: cioè, tu, vabbè, mi auguro per te, però tu vai a morire all'age. Cioè, se tu cammini veloce, cioè, mi ha risposto con una cosa che lui diceva, e poi mi ha detto: quando è andato l'incidente camminava a 100 come un vanto, Tony. Mi ha dato un fastidio. Poi giù con tanta gente che ci aiuta a ingaggiare un più credinetto. Sì, no, no, ma ti dico ma, così. Ma tu, guarda, hai una grande capacità. Tony, ma se io ero da un cliente... Sì, quella bacchettella io, lo capisco, c'è una bacchettella. Si parlava... Che no, ti dico ai ragazzi, non vantatevi di andare veloce. Ma non ci sono no, tu. Però non è che sei fortunato, tu, In che senso? Mamma mia. Oh, Tony, 70.000 abitanti, sì. Vabbè, ma se... Tu mi hai detto aiuto a ingaggiare. Ero da un cliente. Ma io veloce, e c'era lo zio, che lo zio lo rimproverava dell'alta velocità. Ma guarda che... Cioè, allora detto, cioè, non sono, so chi tu sia. Proprio una non so chi tu sia. Uscita infelice. Però voglio dire, macchine, ma... Cioè, a dimostrare che cosa? Cosa? Ti può dimostrare? È coraggioso. Coraggioso nella cosa. Scusate questa cosa che ho detto. Queste però... divagazioni. Queste si chiamano divagazioni degradanti. Il coraggioso è quello che va piano. Come? Il coraggioso è quello che va piano. Basta. Cioè, quando parla ci suggerisce Albino alla regia è Lusangu. No, la vita ne sia Perone Perone. Veramente, bravo, bravo, bravo. Io penso che se ieri ti riferivano a te quello che ho sentito io, ti saresti pure incazzato, no? Giovanni, ma io penso che ho fatto la battuta per dire. No, capito. Io ho fatto la battuta, ho più madama. Hai pizzicato io. Ero da un cliente. Ero da un cliente. Nel senso che non è una cosa intelligente. No, e mi meraviglia perché poi sono belli guaglioni, insomma. Belli guaglioni, dove si appoggiano belli guaglioni. Io pure sogno un bello guaglione, però non è che eri questi vaiani tu. Allora, vabbè, donna, ognuno deve capo suo. Ma sì, ma no, non ti piace, ma come hai con te? No, ma io non me Mario, la... ma tu ripigli a parte, da com'è? Mi sto rivolgendo a Rampollo. Donne, è successo a Rampollo di Grazia, diciamo. Mario. Ve lo ricordate Mario? Quello che è Mario. Sempre in groppa alla zebra. Mario, no, non vedo io da tumpa, che te fatti vedere mare. Intanto complimenti per il look. Grazie. Questi capelli corti ti stanno magnificamente. Grazie, troppo gentile. Sai che mi ricordi? A Audrey Hepburn, che è una delle donne più belle del mondo, una delle attrici. Te la ricordi? Sì. Una donna meravigliosa. Grazie. Brava, brava, brava Martina. Marina. Marina. Che pure a Martina, che là, a proposito di Martina, con Giovanni, con Giovanni, parlavamo simpaticamente, mi ha detto giustamente Giovanni, aspetta un attimo Giovanni, però mi pigliano un pochino, mi pigliano un pochino, e mi viene i stessi, per quegli argomenti, adesso c'è una polemica che venga da casa, è vero, però a me dispiace, Giovanni, che abbiamo cazziati, visto il campionato del mondo da tutte le parti. No, con Giovanni, ieri parlavamo simpaticamente l'altro giorno, e giustamente Giovanni mi ha fatto una domanda, da $1,000,000. Ma ha detto, Tony,
Ma questo karate, karate, cosa? Ma quante federazioni ci sono? No, perché noi abbiamo avuto dei rimproveri ufficiali, dobbiamo dire le cose come se facciamo questo mestiere, dobbiamo dire le cose come che sono. Che può dire a modo ufficiale? Non rimproveri, Tony. Nel senso puntualizzazione. Che... Eh? Puntualizzazione. Puntualizzazione. E che hanno detto? Che succede? Cioè, io, noi apparteniamo a quelle federazioni, a quelle federazioni. Allora mi domandate, ma quante federazioni ci sono? Perché quando mi si rimane estero con campionessa del mondo? Chi l'ha nascito con una medaglia d'oro di là? Cioè, alla fine fanno un po' di, c'è un po' di confusione. E non c'è dubbio. E non c'è dubbio. Rispettando tutte le federazioni. Dato che noi abbiamo parlato spesso, e parliamo ancora, di Martina Di Cello, che salutiamo. Che rappresenterà l'Italia agli europei. Anche in virtù di una sponsorizzazione, è vero che c'è, no? Da quello che ho capito. Sì, sì. C'era. Martina poi fa parte. Cioè, voglio fa parte del nostro patrimonio, voglio dire sportivo, eccetera. E merita tutto. Però, santa Madonna, poi succede, capitiamo anche un altro, dice, ma scusate, ma cacchio, noi siamo pure campione del mondo, E picchione, ma ho capito, mandate qualche comunicato, ma potremmo sapere che cacchio. Ci sono 35 federazioni, 854 subfederazioni. No, non ci capisciamo niente questo karate. Ma anche col karate, anche con le scuole di ballo. Sono tutti campioni italiani. Ma quante scuole di ballo ci sono, federazioni di scuole di ballo? Abballati, che brischette maritati, però. C'è una cosa impressionante. C'è una cosa impressionante. Cioè, voglio dire... ha fatto bene a sottolinearle Giovanni, a queste associazioni musicali, a queste associazioni accademie di ballo, che per l'amor di Dio tutti rispettate a queste federazioni o presunte tali di questi sport, no? Arti marziali e quant'altro, mandate anche un comunicato ufficiale. Così ne parliamo. No, ma li mandano. Perché c'è una grandissima confusione. No, li mandano i comunicati, ma ogni giorno ne scendo campione del mondo. Vieni qua, è sconosciuto, non rispondiamo, sconosciuto. Rispondiamo, in diretta. No, quale diretta? Siamo in registrato. Sto registrando, dottore, è un nostro amico sponsor, chiediamo scusa, ti chiamo fra poco. Ha visto come li chiamano i clienti. Albert, saluto. Ciao caro, ciao. È un nostro amico che mi diceva a che ora passi per la... Mi chiamano, non cammi caldo. A che ora passi? Perché se hanno prestito o giorno. No, a che ora passi? No, per un medico, ha detto dottore. Dovevamo parlare di dottore. Ma perché ci chiamano noi? Dottore. Intanto che ti chiamo che tu eri un cristiano o giorno, io la mia ancora non mi hai chiamato perché sono a posto. Sempre così butti giù la nostra caccamella. Da 30 anni in prima linea grida Pino Zappina del PD. Di che parla malgrado tutto. Attacchi ingiustificati hanno malgrado tutto. Bravo Pino. Pinozzo. Bravo, sono con te. Diciamo che sei arrivato con colpevole ritardo, no? Non è che avete pieto posizione, questa è una posizione personale, vero? Vediamo. La vaga impressione che nel bar c'è un amico tuo. Non lo sa mezzi, però non lo so, non vorrei che Pino, no, da solidarietà a titolo personale, mi sarebbe piaciuto che il PD facesse questa dichiarazione a livello di partito. Questa è da scuola. Ha capito, ma... Questa è da scuola. Poi qua abbiamo, non interessa. Mi piace che abbiamo parlato prima dell'articolo che non ci interessa a Tonino, parliamo di Terino, ma la prima parte. Intanto c'è questo piano di alienazione degli immobili del comune, ricordate? Ebbene, la cantina sociale? Esatto, confermati i prezzi base all'asta l'ex cantina sociale e altri immobili comunali. Un bidico ubriezzo si innova appena stavete mangiando, non ci vuole niente, movimenti traca. Ma se c'è, lo devi dire. Se c'è, lo devi dire. Se c'è però vedi qua, Giovanni, no, io non entro nel merito, però voglio dire, a cantina sociale, tu la sai dov'è, no, ovviamente? Sì, 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 sì. A cantina sociale non poteva avere un bel ruolo, non potevano fare un qualcosa, rivisitarla, ristrutturarla. Voglio dire, reinventare qualcosa sulle ceneri di quella cantina sociale.
si poteva no. fare il museo del vino, il museo del vino. Non lo so, museo del vino, museo come voto, ma fai pare che hai detto una pizzeria. No, no, ho detto una cosa. Noi con Ciro ci dividiamo il primato della qualità. Certo, se non mi però Ciro, Ciro come anche... marketing lavora più meglio di noi, perché sono più meglio, più, me, più, meglio, più migliore. Ma come fare con te? Che a quanto siamo? 44. Lo vedo, vedi, chi sei nato qua? Sei adesso nella registrazione. No, perché mo avevo. C'è sta cosa qua e là, vabbè, non vai avanti. Come fare capisci niente. Ma scusate, se si sbagliano a canale 5, allora non ho capito. E appunto, guai a te. Guai a te. Che ti vuole dire? Comunque, non lo so, no, Giovanni giustamente... Anche un interruttore della Crusca. Giovanni, non ti parlami, stai piccoli uomini, gentarella, ultimo avanti, so. Che volevo dire, noi, anche in provincia di Cosenza, stavo dicendo, c'è una bella tradizione vitivinicola, ma noi ci dividiamo con Ciro, anche questo, diciamo, primato prestigioso, dico, possibile che i cirotani... E tutta quella zona del Crotonese sono stati capaci di creare un consorzio, di creare dei consorzi, dei consor- di creare un marchio. Bravo, marchio Canu alla Mezia, siamo 70 marchi. Alla Mezia di Scannamo Canua. No, 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 ma purtroppo la Mezia, come tutte no. le cose, è così, Tonello. La Mezia. Ma anche in queste cose, vedete, noi ci facciamo male da soli. Esatto, quando io dico noi siamo, non siamo un grande paese, siamo un paese grande. Mi riferisco a questo, siamo provincialotti, no, ci facciamo la guerra tra di noi e ci facciamo male da soli. Ma in tutti i settori, eh. E poi parliamo, ah, a Catanzaro sa che fanno, ma si ammazzano tra loro, ma quando devi raggiungere un obiettivo sono tutti una pignata. Ah, sì. Ah, prendete esempio da questo, allora. Non ho capito, non ho capito. Ergo... Ci capo mi copiamo almeno in questo, ma anche chi siamo capaci. Vabbè. Questo è un articolo che interessa al nostro amico Albino, vabbè, quindi lo voglio dire. Dove? Ah, sì. Attività sportive per anziani e disabili. Esatto, questo lo dice pubblicato, pubblicato l'avviso pubblico. Mi piace, sì. Pubblicato l'avviso pubblico. Per ogni proposta progettuale 2.500 euro, contributi del Ministero per la realizzazione di specifiche iniziative. Quindi l'ho pubblicato sull'albo Pretorio, che come sapete è pubblico, è alla merce di tutti, tutti lo possono guardare. Allora, come contributo per l'attività sportiva, per la salvaguardia delle funzioni sociali delle attività sportive, per me che hai visto, non sono degno di te. Che ne dono? Dono 500 euro. Lui ha capito solo i 2.500 euro. Per ogni proposta progettuale 2.500 euro. Deve essere accettato. Quindi devi fare una proposta, devi presentare un progetto. Tu ti pensavi, dato che sono disabile e dato che sono gli anziani, 2005 ti dai 5.000 euro. Allora fai una proposta, dimmi una proposta. La proposta è che attività sportiva. Fai una proposta di attività sportiva. Devi fare un progetto, no? Devi fare un progetto. No, si deve fare, davvero. Io c'è una proposta, no? Dei sportivi, per fare una gara. Una il che? Di pochi chilometri. Massimo 2-3 chilometri. Su che cosa? Fare una gara. Ma come? Di corsa. Cioè, praticamente chi le comattia di corsa. E poi. E se non lo padrone, lo padrone. No, no, dico. Quindi avete i cuglieri chi le comattia. Così bello, Tony. Bellissimo. Io ci dei 5.000 pista di non so che ne arrestarono primo, se ne arrestarono l'organizzatore o a Bua. No, ma lui questo è sei bello davvero, Tony. Perché c'è da a maratona di agenti validi. Possono fare, possono fare a maratona degli invalidi. Ah. Ma capito? Piccolo, no, è un quindi libera, libera, non di velocità. Non di velocità. Ah, perché tu mica fugli, tu cammini. Tu cammini. Diciamo passi lunghi, va. Ecco, passi lunghi, una maratona, passa lunghi. Ecco, questa è una proposta e tu potrebbe presentare, se viene promossa, prendi due. Paolo, prendi, è una proposta. È bene, siamo per il qui. Si chiama maratona, passo lungo. Per il ballo. A Rai, bene. Più che la Rai, è un raglio. Allora, così bene. Intanto,
È una bella proposta, ma ho detto la proposta. Io allora, 2500 quando senti la pila, allora, ma pensavo del giorno stamattina. Allora, il pensiero del giorno dice cos'è? Se un albero scrivesse l'autobiografia, l'autobiografia non sarebbe diversa della storia di un popolo. Guarda che bellissima, bellissima questa cosa. Ma guarda che bellissima, davvero. Ma guarda che bella, davvero. Per cortesia, vuoi leggerla con il garbo che ti contraddistingue, e soprattutto con una voce, con una voce profonda, calda. C'è una voce profonda. L'Alberto Lupo. Un po', come si dice, grossa. L'Alberto Lupo. Profonda. Profonda. Calda. Allora, se un albero. Ho visto, ma è la voce calda. Se un albero. Se un albero scrivesse l'autobiografia, non sarebbe diversa della storia di un popolo. E c'è un meglio, come l'hai letto, Tony? C'è un po' di autobiografia, no? Autobiografia. Che cos'è? Se un albero scrivesse l'autobiografia, autobiografia. Scrivedi? Allora, di se stesso, penso. Uy, ma di se stesso. A questo, bravo davvero. Una bravissima. Bravo davvero. Quindi dice, se un albero scrivesse di se stesso, no, l'autobiografia, la storia di se stesso, non sarebbe diversa dalla storia di un popolo. Ma che cretino. A questo, Tony. Ma che simpatico. Intanto, frate Cucubua, mi inventare anche una cosa. Cade in quel modo, no. Che non lo dici. Ma viene in italiano, però. In italiano, sì, dice. Anklins Ciblan. Gibran va bene, vabbè, la salutiamo. Se lei quando c'è la K, Tony, ma la devi lei Calil, perché la che muta. Ah, Calil. La che muta. La che muta, siamo un vicino alla scuola. Questa K è muta. Un barro preso, questa. Un barro preso, un barro, cioè che è muta, mi dicevano. Questa è davvero è muta. Quindi Calil. Calil Ciblan. Gibran. La chiesa ricorda San Ceriaco vescovo patrono di Ancona. Bravo. Poi, santo secondo patrono di Asti. Che sei bellissimo. Sant'Antonia martire. Sant'Antonia lei come di giro, no? Sant'Antonia. No. Sant'Antonia c'è scritto. No. Sant'Antonia. No, Sant'Antonia. Antonia, ah già, non si dice Antonia. Si dice non Antonia. Si dice, un silenzio. Come si dice? Antonia si dice. Come si dice? Sant'Antonia, Antonina! Sant'Antonina. Giusto. Il nome è, c'è scritto da così, Sant'Antonina. Ma guarda che... Martire. Martire sì, un'angagliata. Di pioggia, c'è alcune pioggia. Beh, pioggia se, residue per meridione. Residue. Per meridione, temperatura stabile. Piogge. Residue. Meridione, meridione, temperatura stabile. Piogge, residue, meridione, temperatura stabile. Vai al bingo. Ci vediamo domani. Comincia bene domani, Ciao. Beh, oggi facciamo una canzoncina che è adatta da adatta dal tempo. Che semo, mamma. Certo che sogno una vera, una comica davvero, una comica. Sapessi quanto vuoti mi dipinto, che avevo incontrato a te a Calabrisella. Dimmi sei stata tu una mala stella e m'ha portato un uca di vento. Due mesi siamo stati in santa pace, abbiamo fatto la vita di pascià. Tua mamma si è venuta senza care, entra sta casa Dio felicità. Poi cagliovi e malo tempo fa, chi ne ha la casa e ladri, perché non si va. Da così hai udito la giasera, e mamma da pagia, la mossa con capiscia. Andove mi vuoto, mi la trovo,
non è capace di stare ferma. E che sta casa ha fatto una caserma e va cercando via lo dentro all'uovo. O che condanna sciorto o che guaio, mi sta venendo sosto di campà. Ma se ci penso buono me ne vaio, ad ella caccio devo o se ne va. Poi che giovi e malo tempo fa, chi ne è la casa e l'altro perché non se ne va. Da così ho detto l'altra sera, e mamma da magia la mozza con capiscia. Se vaio dentro all'orto ben apposta, a me imparare come a zappare. Ma sulla vedo certo mi s'apposta, mi viene in quiete bene a me spiare. Ma so se stava attento me la caccio, davanti con una pacca c'ha la pronta. Da pazzo ieri fredda andà la cascia, per ritrovare un po' di libertà. Oi ca giovi e malo tempo fa, chi ne ha la casa e l'ace, perché non se ne va. Da così hai udito l'altra sera, e mamma da pagia la mozza con capiscia. Quando giovi e malo tempo fa, battendo a mezza via, se non ti può fuga. Da così mi ha risposto l'altra sera, che la magari mamma da pippa scattare a mia. Beh, questa canzone l'ho dedicata a Maria, che la saluto, e al suo marito Totonno, Totonno Vasta. Vi saluto, vi voglio bene. Saluto tutti i tuoi figli. Ciao Totò, ti voglio bene veramente. Allora io vi saluto, saluto tutti gli amici, tutta la Mezia, e ci vediamo domani mattina allo solito orario, sempre qui a Gordo del Caffè, perché il tempo piove e siamo qua. Io vi saluto, vi abbraccio a tutti. Ciao, 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 ciao. E adesso che farò non so che dire, e ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro.